Allora, ricordo benissimo il bombardamento di Frosinone, giugno 1944, perché io avevo 4 anni e qualche mese, stavamo sfollati in campagna qua, sulle colline di Maniano, precisamente Colle Vecchino, vicino al santuario della Santissima Trinità. E là, quel giorno, è successo un fatto eclatante. Sulla collina, là dove ho detto di Maniano, c'erano degli ulivi. E una ragazza di Frosinone che aveva circa 20 anni, posso pensare che aveva 20 anni, stava dietro un ulivo di quello a vedere il bombardamento. Una bomba praticamente divelse quell'ulivo, lo distrusse completamente, presa una bomba vagante, che tipo di bomba era non lo so, e quella ragazza perse la vita. Poi quel tronco è rimasto fino al 1995-96 davanti a quella casa, scapocciato proprio a questa maniera, un metro d'altezza, perché quelli stavano costruendo, avevano tagliato altri ulivi, ma quello non avevano il coraggio di tagliarlo, di levare. Mi chiamarono a me, sapevano che io facevo lobby scultura, mi chiamarono a me e dicevano: guarda, ti potrebbe servire quel tronco là, noi non abbiamo il coraggio di tagliarlo per metterlo al fuoco, perché ci ricordiamo ancora quel fatto di quella ragazza. Io allora avevo qua un amico fornaio che c'aveva la motosega, che c'aveva il furgone, tutto quanto, e dammo là sopra, quello si ci rovinò addirittura la motosega per tagliarmi quel tronco. Questo albero fu tagliato, io lo portai al laboratorio, mi ricordo che era il 1994-95, e era vivo ancora il professore a Piazza Garibaldi, Nino Urcioli, te lo ricordi Nino? Nino mi seguì quei lavori, dopo nel 1995 è morto, ma ha seguito quel lavoro fino a quando che appunto Nino se ne è. E io da quel tronco ricavai una Madonna che ce l'ho qua in laboratorio, ancora si vede proprio, dice, se va la vuole fotografare, ce la faccio fotografare. Io l'ho chiamata la Madonna del muretto, perché essendo basso il legno l'ho fatta seduta su un muricciolo con un bambino davanti, e c'è appunto la storia scritta a fianco di come poi ve l'ho raccontata. Cioè da quel fatto di guerra, tutto quanto, ho ricavato un'immagine di pace e serenità, in contrasto con quello che era successo, il fatto avvenuto. E quel lavoro appunto me lo seguì Nino fino a quando che Nino poi si è morto, fammi ci portavo le fotografie sopra a casa a farci vedere come camminava il lavoro. Nino è stato un grande amico mio. Altri episodi Ricordo poi del dopoguerra, che qua ecco, c'era la chiesetta qua dove sta quel Saranda Rossa, la vedi Erika? Oh, c'era la chiesetta. E la chiesetta, praticamente una bomba cadde qua al vicolo del Boia, a 50 metri sopra in salita, all'altro, alle scalette là, praticamente uccise una donna, la fece a pezzi. Quella donna si chiamava Marietta la Saponara, perché faceva per mestiere il sapone, prendeva il grasso al mattatoio, lo lavorava e faceva i pezzi di sapone e li rivendeva, diciamo, a livello così, qua parliamo di guerra, E praticamente questa bomba l'ha presa in pieno, la fece a pezzi. Mi diceva mio zio che i cani portavano i pezzi di carne. Allora quella bomba fece cadere la parete qua della chiesa che usciva sulla strada a fianco alla fontana, e diciamo che ancora alla fontana, ecco, ci stanno i segni della guerra, se l'andate a vedere ci stanno i buchi laterali sempre di quella scheggia, perché la fontana c'era già, quella è una fontana del 1850. È stata ripulita, ecco, tant'è vero che mi deve arrivare lì la cosa, ho ordinato ai marmisti un'epigrafe in cui c'è scritto Fontana Pio IX 1869, la faccio io a spese mie, verrà messa al muro là, che questa è proprio originale dell'Ottocento, questa fontana. Là c'è caduta una bomba, però non è, la casa non si è distrutta per lo scoppio, la bomba non è sparata, per il peso del pavimento degli artificieri a disinnescarla.
e quella bomba fu messa davanti alla, alla croce, là, proprio sullo, sullo scalino, e noi da bambini ci andavamo a sedere là, sulla bomba, ecco, dove sta quella macchina parcheggiata. In generale qui fu colpito, diciamo. Qua fu, qua era tutto distrutto. Tutto distrutto. Tutto distrutto. La chiesa qua, eccola qua, vedi? Questa, questo spadino qua che vedi? Era la parete della chiesa che usciva fino qua. La parete della chiesa usciva fino qua. Questo era completamente sfondato, questo punto qua. Giù a casa dove abitavo io a via Ferrarelli, che noi scappavamo giù al tunnel, quando suonava la sirena scappavamo giù al tunnel. Sotto casa ci fu un morto. Un certo Salati, Antonio mi sembra che si chiama, mio nonno Cesare fu ferito e fu portato all'ospedale di Alatri. Io mi ricordo che lo andai pure, me lo portarono pure a trovarlo, là vedete tutta gente mutilata, tutto quanto, per la miseria. Ed ebbi modo ad Alatri, ebbi modo di conoscere anche, perché io sentivo, ma io avevo 4 anni. Però le cose, ancora il cervello non mi frega nessuno. Mi ricordo che fui a contatto con una monaca che adesso è santa, la Raffaella Cimatti, che stava all'ospedale di Frosinone prima e dall'altro dopo. È stata beatificata, canonizzata, è proprio santa. Banca d'Italia, la prefettura, l'albergo Bellavista e compagnia per arrivare giù. Mi ricordo il monumento ai caduti completamente distrutto, era rimasta per terra soltanto Frosinone, quella pietra che c'è davanti adesso giù all'altro monumento, Frosinone e i suoi caduti, il resto era tutto distrutto, stava in piedi le scuole, la chiesetta di Santa Lucia e mezza prefettura, il resto era tutto distrutto. Come fai a dimenticare un ragazzino che va a scuola, non le dimentica queste cose. E la chiesa quando è stata ricostruita qui? La chiesa è stata ricostruita, dunque questa qua fu demolita nel 1951, io ricordo che facevo la quinta elementare, è stata demolita nel 1951, poi di che è stata ricostruita là tra il 52 e 53 fino ad essere ultimata intorno ai 50, 56, 57. È stata, ecco, sì, mi ricordo che all'epoca il sindaco era sul Memmo Ferrante, sì. Fu fatto un comitato qua. E dove stavate voi? Chi aveva perso la casa dove abitava? Io abitavo qua giù, a 100 metri, a via Ferrarelli. E a quella contrada là, via Ferrarelli, c'era solo casa nostra. Ah. Perché chi ci abitava a casa nostra? Il comandante del distretto. Ecco perché fu mazzolata casa nostra. Fu distrutta. Ecco, ma c'era il comandante dei tedeschi. Voi comandante del distretto. Voi dove andaste ad abitare quando, cioè quelli che qui persero la casa? Dopo i bombardamenti persero la casa, dove andarono? Chi abitava qui? Quelli che persero la casa? Qua la maggior parte andò sulle campagne di Maniano, della contrada, la Santissima Compagnia Bella. Molte famiglie andarono a Collepardo, molte altre andavano qua, le parti basse qua dove ero, tipo Santa Francesca, tipo qua, queste Ticchina, però più. Quindi che altro. Quindi non riesci a entrare abitate più verso le campagne? Tutti verso le campagne, perché Frosinone era completamente disabitata. E vivevano in case o anche in pagliarone? Case di rifugi. Molta gente è stata per 8 mesi dentro al tunnel qua giù, per 8-9 mesi dentro al tunnel, mangiava, beveva e dormiva là dentro al tunnel. E laggiù a quella casa ancora conservano il tunnel che mio zio fece, mio zio Cesare, lo scavò nel tufo, proprio perché per i bombardamenti. Il tunnel ancora c'è là, è un tunnel profondo 5-6 metri, non di più. E diceva zio che aveva fatto 5 mine per poter scavare quel tunnel nel tufo. La prima spara, sparano 4. Che là dentro, mannaggia, quella dentro tutta non era esplosa. E che ha fatto? È da dentro, ha preso quella mina, quella con le mani, è uscito a farlo e l'ha buttata. Oh, è sparata quella mina, è mandata a parlare, era piantato querce. Ma tu pensa tu che
era, e quello era ragazzo. Dice, ma non ha sparato, perché ti ha sparato la guida? Era che la dittatura. Questi sono fatti di guerra. Ricordo Don Luigi, il parroco di Santa Maria, che girava là per le campagne a nascondere le statue della, di Santa Maria, che la terra là, che veniva, facevano le buche, le nascondevano perché i tedeschi se le rubavano. La campanella della chiesa qua, che attualmente sta là, che è una campana del 1750, scritta, perché ci fece le ricerche, come si chiama? E chi? Federico. No, gli restauratori, Francesco Antonucci. Francesco, ecco, fece una storia sulle campane, no? Questa qua è dall'anno 1752. Allora mio zio Cesare, quello sempre che ha fatto il tunnel, che era Cesare Marocco, te li ricordi? È Cesare Marocco. Oh. Allora mio zio che fece? Mise la scala qua, la scala. Salì sul campanile che stava qua in questa direzione, levò la campana e la mise là dentro, dove sta il mio laboratorio, la mise là dentro, perché i tedeschi se la fregavano, e allora ecco qua, e dopo l'abbiamo restituita quando è stata fatta la chiesa. Una mia curiosità. Sì. Qui ci sono due scale, no, che vanno su, no? Sì. Sì. Vanno via Cesare, Cesare Battisti. Questa prima scala, non quella del boia, sì, quella, sì. Questa come si chiama? C'ha un nome preciso? Ci hanno messo via Barletta qua dietro. Via Barletta, invece all'epoca? Via del Boia, si chiamava sempre via del Boia. Quello, vicolo del Boia. Vicolo del Boia. E l'altra scala invece? Niente, non c'è avuto mai pure muoio, non c'è niente nuovo. Allora si chiama vicolo del Boia e basta. Che voi usavate per andare alle scuole elementari. Alle scuole elementari. Per stare tu, era più importante della via di qua, se vicoletto qua, che ci portava sopra, diciamo, al centro tutto. Però allora non c'era via Marco Minghetti di Tacucci, doveva passare dietro la via Colle. No, Marco Minghetti già c'era, Marco Minghetti già c'era, Albergo Bellavista già c'era, c'era tutto. La Banca d'Italia non era Banca d'Italia, bensì era caserma dei carabinieri, però c'era, il palazzo c'era, c'era tutto, diciamo, ecco. Non c'erano i palazzi là dove sta adesso, diciamo, Dolce Mascolo, compagnia, perché c'era il monumento ai caduti là, e il palazzo della provincia, il palazzo, non quello però, quello vecchio, l'antico palazzo della provincia, stava là, dove c'era il mobilificio Trento, compagnia bella, ecco. Tornando qui al giardino, sì. Diciamo, quindi questo borgo che sta qui dentro, sì. È stato ricostruito completamente. È stato ricostruito sulle rovine. Quindi, sì. Ha mantenuto sì, l'identità è sempre quella, è stata mantenuta, sì, è stata rispettata. Di nuovo, qua c'è proprio la chiesa, solo la chiesa, è stata proprio ricostruita, perché è stata demolita qua e ricostruita. Ecco qua, ci stava un morto. Però non un morto antico, ecco, assusto a suo scalino, un morto antico dell'epoca della chiesa. Sì. Sempre una curiosità, perché qua nel giardino, in questo rione, si sono sviluppate da sempre, mo non so che è quello che sono rimaste, le cantine? Perché le cantine? Perché c'è il vino qua, perché c'è tutta la campagna? Come attività ci stavano proprio le cantine, sai, la cantina dove si vendeva il vino. Cominciavamo da giù al De Matteis, all'Alberata, ci stava Nicolina, la cosiddetta Nicolina Cacafava. Era dove sta quel number one là. Cacafava, ci dice Cacafava. Nicolina Cacafava. Era la prima cantina che stava giù all'Alberata, di fronte al bar dell'Alberata, quel casale che sta vicino al fiume là, vicino ai due ponti, diciamo. Quella era la prima, poi a salire c'era Pizzutelli, qua giù. Questa Zi Rizzotti. Vendevano il vino proprio? Vino alla gente, Zi Rizzotti. Era una concorrenza. Ma potevi anche sedere e farti un po'. Come no? Era il bar di allora, sedevi, giocavi a carte, bevevi, tutto qua. Dopo là la curva c'era il ciclista, fica qua, ci diceva. Compagnone. Sì, Campagiorni. Ci dicevano il soprannome fica qua. Dopo c'è stava Patacca,
spadacca. Dopo a fianco all'arco ci stava il padre di questa ragazza che è morta durante la guerra, di cui ho raccontato, in quel ristorante appiccicato all'arco là. Ogni tanto cambia padrone, vabbè. Insomma, ecco, che la ragazza anticamente era una cantina, come queste altre qua. Lo stagnaro, dice, mi ricordo sempre una frase, questo qua d'Emilio, Emilio si chiamava, Zervata, era veronese, faceva lo stagnino qua, faceva le casse da morto. E dopo le provava alla fontana, se perdevano, metteva acqua sotto alla fontana, andava, le imbiva e se perdevano. Attività ce n'erano qui, attività di commercio? Tantissime, tantissime, qua c'era pieno, a parte noi, vabbè, ma c'erano macellai, c'erano fruttivendoli, c'erano calzolai, c'erano il ramaio sopra. Tu parli di questo tratto? Sì, 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 dall'arca a scendere giù, tutte le attività stavano qua, stavano tutte qua. I funari dove si mettevano? Chi? I funari, quello che mi sono sempre interessato pure, dietro all'alberata, dove facevano le funi. E quando fu fatta quel parchetto là, quel parco là, no? Io sono insorto, no? E ho detto, parco non so come si chiama là, delle colline, ma io, che cazzo sta a rappresentare? Ci ho detto io, ma questo è qua, allora cominciamo a fare una cosa, questa strada qua, poi l'ha indeciso, ma chiamiamola sentiero dei funari, che sentiero dei funari? E quella è una cosa che è partita da me. E allora feci pure un epigrafo in legno, e che sta là, forse abbandonata là dietro, e c'è stato questo sentiero dei funari, che qua non lo proprio sapeva nessuno.